appuntamento stamani in prefettura, si presentano le nuove 50 euro, coinvolti anche i ragazzi delle scuole. Sì, grazie al nostro Ministero che ci ha voluto dare l'occasione di crescita per le nostre comunità educanti, ovviamente voluta dalla Banca d'Italia, dalla Prefettura, dal Ministero degli Interni. Ecco, è un momento di crescita dei nostri ragazzi nelle loro attività pedagogiche, riescono a unire anche con il loro lavoro, con i loro elaborati, unire l'esperienza meramente didattica tradizionale con nelle novità che integrano il loro studio e la loro crescita culturale, qual è la moneta. La moneta è nella sua definizione è più specifica, è qualcosa che attiene alla finanza forse, ma è qualcosa che serve per una crescita sociale, perché le nuove generazioni sappiano come la moneta in un paese come l'Italia che appartiene all'Europa può dare un significato non solo economico ma anche sociale. Parliamo di euro, parliamo di Europa, lo facciamo anche con i ragazzi delle scuole. Qui ad Agrigento si presenta la nuova banconota. Quali sono le peculiarità, le caratteristiche e perché c'è una nuova banconota? C'è una nuova banconota perché è un dovere delle banche centrali rendere questa banconota sempre più sicura e sempre più riscuotere la fiducia dei cittadini. La caratteristica tipica della banconota è il cosiddetto filo di sicurezza, poi la filigrana, in questa banconota in filigrana si vedrà il ritratto di Europa, che come sapete è stata assurda simbolo di tutta la nuova serie, no? Appunto questa principessa Europa. E poi anche a me piace molto, a parte anche sul piano tattile, ai bordi abbiamo questi elementi di rilievo, quindi questi specialmente per gli ipovedenti, per le persone che hanno difficoltà visiva, questi elementi tattici sono un aiuto importante. E poi anche questo fascio di luce nel valore della banconota, 50 euro che in basso a sinistra anche della banconota, spostando, muovendo la banconota, questo fascio di luce cammina proprio, si sposta insieme allo spostamento, quindi questo per esempio è una caratteristica di immediata identificazione. I ragazzi sono stati coinvolti e questo ha reso anche molto più viva la loro partecipazione al meccanismo proprio, hanno anche riflettuto sull'importanza della moneta e sulla funzione della moneta come elemento unificante e come elemento di non soltanto di regolamento delle transazioni, ma è stato fatto un concorso di idee. I ragazzi hanno immaginato anche dei bozzetti delle monete come loro le avrebbero volute e tutto questo avvicina molto il mondo della scuola alle dinamiche di tipo istituzionale e di economia.